Come si diventa degli eccellenti public speaker? Te lo sei mai chiesto? Scopriamolo insieme in questo video. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Ti alleno a costruire discorsi di successo, di persona o via web, anche in inglese e in tedesco. In questo video voglio suggerirti tre modalità attraverso le quali puoi rendere i tuoi discorsi sempre più efficaci e incisivi. Suggerimento numero 1. Lavora sulla sintesi. Spesso si sentono speaker, sia che parlano dal vivo, sia che parlano davanti alla telecamera, estremamente prolissi. Dicono e ridicono sempre le stesse cose in modo diverso, oppure fanno mille preamboli prima di arrivare al dunque. E questo sai cosa provoca nel pubblico? Provoca noia e disorientamento. E tu sai benissimo che un pubblico annoiato e disorientato difficilmente è un pubblico attento e contento, felice di essere lì ad ascoltarti. Quindi, la prossima volta che preparerai uno speech, chiediti che cosa posso togliere. Quando lavoro con i miei clienti, lavoriamo su contenuti decisamente più ampi rispetto a quelli che poi verranno esposti all'interno del discorso. E quando arriviamo alla bozza finale, andiamo a tagliare almeno il 30% di quello che abbiamo preparato. Perché? Perché less is more. Anche nel public speaking, meno è sempre di più. Chiediti che cosa posso togliere. Lavora assiduamente e con molta molta cura e attenzione sulla sintesi. Suggerimento numero 2. Utilizza sempre tempi verbali al presente. Quando parli al passato, infatti, vai ad inserire un'ulteriore barriera tra te e chi ti ascolta, vai a creare una distanza. Ma se ci pensi bene, già quando stai parlando in pubblico o ancora di più davanti a un obiettivo, sei già un po' distante dalle persone. Non stai parlando in modalità uno a uno guardando una singola persona negli occhi, ma stai parlando a tante persone o addirittura davanti a un obiettivo che ti divide da queste persone. E allora perché utilizzare tempi al passato che vanno soltanto a rafforzare questa distanza? Abituiamoci a utilizzare sempre verbi al presente, tanto più quando raccontiamo delle storie, perché le storie, anche se appartengono al passato, raccontate al presente possono prendere ancora più vita. E quando mettiamo vita nei nostri contenuti, inevitabilmente ravviviamo anche l'attenzione di chi ci ascolta. Suggerimento numero 3. Presta attenzione ai verbi che utilizzi e utilizza sempre la forma attiva, o almeno prediligi di molto l'utilizzo della forma attiva sulla forma passiva. Perché? Semplicemente perché è più semplice da seguire per il tuo pubblico. Il pubblico è pigro di solito. Noi siamo pigri generalmente, non abbiamo voglia di scervellarci per seguire quello che una persona sta dicendo. Abbiamo tutti bisogno di estrema semplicità. Quando utilizzi i verbi in forma attiva, permetti al tuo pubblico di seguire molto meglio e più facilmente quello che tu stai dicendo. Paolo sta mangiando una mela. Una mela è mangiata da Paolo. Capisci com'è molto più immediata la prima forma? Ecco, allora se vuoi diventare uno speaker sempre più eccellente, sia dal vivo sia davanti alla telecamera, inizia con questi tre semplici e pratici suggerimenti. Suggerimento numero 1, lavora sulla sintesi e togli almeno il 30% di quello che pensi dovresti dire. Suggerimento numero 2, utilizza forme verbali al presente. E suggerimento numero 3, utilizza forme verbali in attivo. E tu cosa stai aspettando ancora prima di diventare un comunicatore ancora più efficace? Ti aspetto nella mia community su www.chiaraalzati.it. Iscriviti gratuitamente lasciando semplicemente il tuo migliore indirizzo email. Accederai subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita del mio libro Video Public Speaking. Ciao e al prossimo video!